diabete e obesità sono due temi che vanno affrontati soprattutto anche per quanto riguarda l'età dei bambini. Cosa fare, come prevenire questo fenomeno? Questa è una bellissima domanda. L'obesità viscerale, aggiungo io, cioè l'obesità di pancia, quella stessa obesità che fa sì che superando 88 cm di girovita nella donna o 102 cm di girovita di pancia nell'uomo, significa inoltrarsi verso patologie cardiovascolari, diabete e malattie neoplastiche. Questo tipo di obesità, ripeto, è molto più pericolosa dell'avere soltanto chili in più. È un'obesità che si infila dentro il corpo, che sporca il fegato, che sporca le gonadi femminili creando sterilità, che sporca i testicoli maschili creando sterilità. Cosa fare per bloccare questo? La battaglia, guardate, inizia già nel grembo materno, quindi quando la mamma, ormai dimostrato, ha una gravidanza in atto, fin dai primi mesi deve fare un'alimentazione corretta. L'alimentazione corretta significa deve avere un regime equilibrato calorico, non deve mettere troppi chili, in genere non più di 700-800 grammi al mese se parte normo peso, ma se parte da sovrappeso può anche non mettere peso in gravidanza, addirittura dimagrire. Quindi controllo del peso, controllo dell'introduzione calorica, perché si è visto che questo grasso in più che la mamma mette è grasso in più che va nel bambino, che diventerà purtroppo nel tempo diabetico con malattia cardiovascolare, con malattie neoplastiche. Così come è dimostrato che la mamma che è in gravidanza mette molto peso, è una mamma che diventerà certamente diabetica, che certamente farà le malattie cardiovascolari. Quindi non è un qualcosa, dice, noi stiamo esagerando perché parliamo addirittura della gravidanza, no, è lì che nasce il problema. Il bambino alimentato correttamente durante la gravidanza significa prevenire da ora un'epidemia dilagante, che è l'epidemia di obesità, che fa sì che in Sicilia noi abbiamo il 45% dei nostri bambini da 8 a 11 anni in Sicilia sono in sovrappeso, e di questi 15% francamente obesi. Se non si interviene intanto con la corretta alimentazione nella madre, con l'attività fisica della stessa madre che è gravida, e poi con la corretta alimentazione nel bambino che nasce, che va a scuola e così via. Ecco, farina bianca, zucchero, sale sono i killer di questa società che stanno provocando diabete, obesità, malattia vascolare e cancro. Dieta mediterranea non è assolutamente farina bianca. Dieta mediterranea vuol dire cibi integrali che nascono come integrali, legumi, alimenti, cioè quelli che vengono chiamati oggi ad alto indice glicemico, dove in ogni caso l'apporto di carboidrati non è il 60% come era prima, ma è un apporto più limitato, perché sono i carboidrati che evocano una secrezione di insulina, che è poi l'ormone che fa ingrassare, spuntare il diabete, spuntare la malattia cardiovascolare. Il diabete mellito, come si sa, è caratterizzato da diverse forme. Le più importanti sono rappresentate dal diabete mellito di tipo 2, detto anche dell'adulto, ma che oggi riscontriamo in un'età sempre più giovanile, addirittura bambini di 6 anni già manifestano quella che una volta era una condizione che si manifestava dopo i 40 anni di età. E rappresenta il 90% circa dei casi di diabete mellito, per l'appunto. Il diabete mellito di tipo 1, che è quello che caratterizza soprattutto i diabetici giovani, piccoli, per il fatto che essendo una patologia a carattere autoimmunitario o virale porta alla totale distruzione delle cellule che producono l'insulina, per cui appunto necessitano della somministrazione di insulina esogena, ovvero attraverso i dispositivi che conosciamo, i dispositivi a penna o altro. E come prevenire il diabete mellito? Innanzitutto attraverso il cambio dello stile di vita quando questo sia non corretto, e quindi mi riferisco appunto alla buona alimentazione e all'attività fisica, che deve essere eseguita con una certa costanza per assicurare nel tempo che gli effetti appunto di questo stile di vita corretto si risultino poi appunto nella prevenzione di quelle che sono le manifestazioni tipiche del diabete mellito. La tiroide è un problema molto diffuso, soprattutto nelle donne. Ecco, che cosa fare e qual è la prevenzione? Tutte le malattie della tiroide sono particolarmente diffuse e soprattutto prevalenti nel sesso femminile.
soprattutto le tiroiditi autoimmuni, la cosiddetta tiroidite di Hashimoto, ma pure l'ipertiroidismo con la sua malattia di base Graves, che è una malattia particolare che può a volte colpire non solo la tiroide ma anche l'occhio, quindi diventa, diciamo, anche particolarmente invalidante. E a parte le malattie autoimmuni abbiamo anche delle malattie nodulari della tiroide. Allora, come prevenire? Si è fatta tanta prevenzione negli ultimi anni per sicuramente il miglioramento della tecnologia, quindi adesso, diciamo, tutte le donne, sia prima di una gravidanza sia anche durante la gravidanza o dopo, effettuano periodici controlli degli ormoni, quindi è possibile individuare, per esempio, all'inizio di una gravidanza, una condizione di ipotiroidismo che può essere facilmente trattata e che migliora notevolmente poi la, diciamo, la qualità di vita della donna e migliora, diciamo, il tutto, porta la gravidanza a termine senza particolari complicanze e senza particolari problemi. La prevenzione ecografica per quanto riguarda i noduli è importante perché oggi come oggi riusciamo a scoprire con l'ecografia noduli particolarmente piccoli, ad esaminarli con una tecnica che è l'agaspirato e quindi a individuare dei tumori della tiroide in una fase molto ma molto precoce. Quindi riusciamo a fare diagnosi di microcarcinoma e noi poi sappiamo che il microcarcinoma non ha delle, diciamo, grosse complicanze, non dà delle complicanze ai pazienti perché se sottoposti all'intervento chirurgico il paziente con questi piccoli tumori non deve fare neanche il trattamento successivo, la radioterapia metabolica, quindi è un follow up esattamente identico, sovrapponibile a quello dei pazienti operati per una patologia benigna. Quindi, diciamo, la prevenzione è soprattutto una prevenzione di tipo diagnostica.